Looking here, can you move like that? Huh? Move like that. Looking here, can you move like that? Kiss me up. Anxiety. Buonasera, bentornati e benvenuti ai nuovi ascoltatori su Radio SP30. Siamo in una nuova puntata di Ecker. Questa sera parleremo di matematica. Parleremo del linguaggio della matematica nell'era dei social con un grande ospite, Rocco Dedda. Ciao Rocco. Ciao Michele, ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Allora Rocco, noi siamo partiti con una sigla che veramente ha fatto il botto, ecco, perché è una canzone che tratta della colonna sonora di un film celebre sulla matematica, Il diritto di contare. Chi dei matematici o degli insegnanti, dei professori di matematica non ha visto questo film? Poi ti chiederò veramente che cosa ne pensi su questo tema e soprattutto su questo film, perché parla di una grandissima matematica americana. Allora, ma prima di tutto presentiamo il nostro ospite. Rocco Dedda chi è? Di cosa si occupa? E quindi Rocco, presentati. Allora, io mi chiamo Rocco Dedda, l'hai detto tu, ho da qualche anno iniziato un progetto sui social chiamato Un Quarto d'Ora con il Prof. Nasce dalla voglia di condividere contenuti di matematica e fisica legati alla didattica, ma non solo. Allora, parliamo di un periodo storico che viene prima dell'inizio della pandemia, quindi siamo nell'estate del 2019. Io divento insegnante di ruolo a Castel di Sangro, sono pugliese ma vivo in Abruzzo, quindi un piede in Abruzzo e un piede in Puglia, e lì praticamente riesco in qualche modo ad avviarmi a questa avventura, perché la preside che della scuola in cui lavoravo mi propone di lavorare a dei consigli, a dei corsi di recupero estivi a distanza. Io passo passo inizio a lavorarci, da lì l'idea di fare qualcosa che riguarda le video lezioni, i canali YouTube e che venga abbinato in qualche modo anche a un aspetto divulgativo. Quindi su Facebook, su Instagram comincio a lavorare appunto sulla condivisione di contenuti che possono interessare non solo gli studenti ma anche
persone magari interessate a un fenomeno di fisica o perché no una curiosità legata al mondo dei numeri e della matematica, e quindi passo dopo passo attraverso questi spunti cerco un attimo di crearmi da una parte un archivio didattico o degli spunti che possano servire a scuola con le varie strategie, dall'altra ad approfondire e a cimentarmi appunto nella condivisione, in questa mosso diciamo un po' dalla voglia di sperimentare soprattutto nella matematica, perché la fisica in maniera Michele no, molto naturale si presta alla divulgazione, poi vero. Bisogna anche come dire farla in un certo modo e sapere accattivare, però il laboratorio, la spinta qualitativa di un fenomeno ti porta comunque a poter ragionare. La matematica non sempre è così, perché ci sono caratteri applicativi come per esempio la matematica e la bellezza con la sezione aurea, elementi di storia della matematica, però se si vuole arrivare a qualcosa di più tecnico molto spesso servono dei prerequisiti. Non è detto che a scuola, chiaramente, se insegno in una seconda liceo, so bene che le equazioni di primo grado le hanno già fatte. Naturalmente, se ho di fronte sui social qualcuno che magari ha la curiosità di matematica, non sempre è una persona che ha necessariamente una cultura tecnica strutturata, ma magari una persona curiosa, e quindi diventa più complesso. Quindi, passo passo, inizio questa avventura, la cosa cresce e mi rendo conto che questo mondo in cui si dice che magari si influenza con cose futili o con argomentazioni non sempre culturali ad un certo livello, in realtà devo dire che ho riscontrato una grande voglia di scoprire la matematica, scoprire la fisica, e soprattutto ho sperimentato la possibilità di arrivare ai giovani, agli studenti, quindi di lavorare attraverso una chiave importante, perché una volta che magari con i miei studenti riesco a lavorare con un linguaggio comune, la comunicazione, quindi la condivisione di contenuti, è naturalmente molto agevolata. Vero, vero, condivido. Quindi sei stato il promotore, diciamo, della DAD in qualche modo. Allora, per quanto riguarda la matematica soprattutto. Allora, diciamo che in realtà, devo essere onesto, ci sono tanti docenti che si occupano di questa di matematica a rete. Ora, quando ho iniziato io non erano così tanti, e comunque non sono troppi, nel senso che rispetto al, volendo fare un'osservazione legata un po' alla scuola, parliamo comunque di un tema che si presta ad approfondimenti. Ora non voglio entrare nello specifico, magari se vorrai lo faremo più tardi. Di certo l'ho fatto in un periodo storico che non prevedeva l'utilizzo della DAD, e l'ho fatto perché il metodo della flipped classroom, dell'insegnamento capovolto, prevede proprio la possibilità di realizzare video lezioni, di dare la possibilità agli studenti di studiare a casa e quindi di personalizzare l'apprendimento, perché sai, il video su YouTube naturalmente può essere rallentato, può essere velocizzato, può essere messo in pausa, può essere rivisto, può essere ripreso, può essere ingrandito, può dare la possibilità anche a uno studente che magari in classe non vuole esplicitare magari una fragilità o un malessere di personalizzare lo studio, naturalmente di appuntarsi tutte le cose che non vanno, perché magari il prof va a registrare una video lezione ma non lo fa in maniera ottimale, e di discutere i dubbi e lavorare sul piano applicativo laboratoriale proprio in classe, magari con un peer to peer, cioè con un apprendimento con altri studenti, quindi rovesciare l'insegnamento. Quando naturalmente è arrivata la DAD, per motivi che conosciamo tutti, è chiaro che ho in qualche modo usufruito di vantaggi notevoli, nel senso che mi trovavo di fronte a delle possibilità in più. Infatti ho cercato anche con il mio canale YouTube di condividere il tutorial sull'utilizzo di strumenti per creare video lezioni, per realizzare un certo tipo di strategia didattica, che sono tuttora appunto sul mio canale. Quindi la didattica digitale con la didattica a distanza è diventata fondamentale, credo che lo sia comunque, anche se in forme diverse, anche adesso in realtà. Giusto.
Allora, io ricordo prima il contatto della radio e i contatti per seguirci, quindi il sito della nostra radio è www.radiosp30.xyz e sulla pagina Spreaker. Potete commentare la puntata, salutare il nostro ospite, fare domande a lui e noi andiamo avanti anche con la puntata seguendo anche una playlist musicale scelta dall'ospite, in questo caso scelta da Rocco Dedda. Allora Rocco, noi partiamo con la prima canzone, Bologna di Francesco Guccini. Perché questa scelta? Allora Michele, tu mi hai chiesto di lavorare su alcuni pezzi che rappresentassero in qualche modo il mio percorso, la mia crescita, e ti dico la verità, mi hai incuriosito perché è la prima volta che mi cimento in un percorso di questo tipo, nel senso che comunque, ripeto, sono partito con altri presupposti, quindi ho cercato in qualche modo di scegliere dei pezzi che rappresentassero dei punti cruciali della mia vita. Ora, io sono pugliese, nato a Foggia, sono cresciuto a Sala di Puglia, un paese a cui sono molto legato, in cui mi reco molto spesso. A un certo punto, a 19 anni, dopo il liceo, mi trasferisco a Bologna. Mi trasferisco a Bologna in una città in cui vado a studiare appunto matematica. Poi in seguito mi abiliterò anche all'insegnamento della fisica. E la matematica è una scelta che arriva dopo un po', nel senso che a un certo punto ero stato quasi deviato tramite consigli, insomma pensavo quasi di fare ingegneria, insomma avevo dei dubbi. Quando però mi trovai a scegliere nel momento della prescrizione a scuola in quinto superiore, non scelse la mia mano cliccando sul mouse nel cuore e andai diretto sulla matematica. Quindi Bologna per me è stato un momento fondamentale, una città che ha saputo darmi tanto perché veramente riesce a portarti all'interno di una serie di culture tanto diverse, provenienze geografiche diverse e una sorta di eterogeneità che però, voglio dire, è molto ordinata, nel senso che quando vai a Bologna non decidi di essere australiano, pugliese, norvegese o di un'altra città italiana, ma devi, come dire, adattarti un po' a tutti attraverso un modo di fare aperto che però è riconosciuto appunto da chi vive quella città, che per me è stato un modello importante anche nella, ci ho pensato dopo, nella scelta di questo percorso di un quarto d'anno di prof, perché comunque ti dà anche quello spunto alternativo, quella voglia di metterti sempre in gioco e cercare di scavare sempre di più, e a cui ho voluto dedicare appunto una delle canzoni in rappresentanza delle fasi salienti della mia crescita, insomma. Bene, allora noi ci ascoltiamo Bologna di Guccini. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, c'è un poco Romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore, con Sartre che pontificava, Baudelaire fra Assenzio cantava, ed io modenese volgare a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna. Bologna è una donna emiliana,
zigomo forte, Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita. Bologna è una ricca signora che fu contadina, benessere, ville, gioielli e salami in vetrina, che sa che l'odor di miseria da mandare giù è cosa seria, e vuole sentirsi sicura con quello che ha addosso, perché sa la paura. Lo sprechi il tuo odor di benessere, però con lo strano binomio dei morti per sogni davanti al tuo santo petrolio. E i tuoi bolognesi, se esistono, ci sono da ormai, si son persi, confusi e legati a migliaia di mondi diversi. Oh, quante parole ti cantano, cullando i cliché della gente, cantando canzoni che come cantare di niente. Bologna è una strana signora, volgare matrona, Bologna bambina per bene, Bologna busona, Bologna un belico di tutto, mi spinge a un singhiozzo e ad un rutto, rimorso per quel che m'hai dato, che quasi ricordo, e in odor di passato. Di Francesco Guccini, la dedica del nostro ospite Rocco Dedda alla città che è la sua città dell'università e quindi è legata ai suoi primi ricordi da studente universitario. Ricordo a tutti che questa sera parliamo del linguaggio della matematica nell'era dei social e adesso entriamo proprio in merito a questo tema centrale. In matematica si adoperano svariati simboli come i numeri, i segni delle operazioni, le parentesi, la radice quadrata, eccetera. Di questo e tanto altro si compone il linguaggio matematico. Ma chiedo a Rocco, per insegnare e apprendere la matematica e i suoi simboli, è necessario essere altrettanto competenti nella comunicazione verbale? Allora Michele, partiamo da questo presupposto. Secondo me la matematica va intesa come una lingua straniera, cioè ti parlavo proprio del discorso del linguaggio, di questo peer-to-peer comunicativo che io riesco a stabilire con i miei studenti, e nel momento in cui si entra nell'ottica e non è facile che è una lingua straniera, si possono ammorbidire tante situazioni, perché se ho di fronte uno studente che sta studiando i logaritmi per la prima volta e confonde la base del logaritmo con l'argomento, oppure parla di logaritmo in base 2, di 3, non lo pronuncia in questo modo, ma parla del logaritmo di 3, di 2, eccetera, è solo perché ha bisogno di esercitarsi. Naturalmente per un docente di matematica è un linguaggio a cui si è abituati, quindi entrare in quest'ottica è fondamentale. Quindi la comunicazione verbale è tutto. Credo che vada prima insegnato il linguaggio della matematica, vada adattato anche ai programmi che ci sono a scuola e necessita appunto di molta, ma molta pazienza, perché con pazienza bisogna dare il tempo di acquisire quello che viene chiamato matematichese, o meglio io lo chiamo così ogni tanto, e quindi fondamentalmente serve prima l'attesa, serve prima la quella pazienza che deve portare alla comprensione da parte degli studenti dei simboli, del metodo e poi del contenuto. Quindi assolutamente il linguaggio verbale secondo me è alla base, la comunicazione,
la fa da padrone in matematica, senz'altro. Ecco, un'altra domanda: come possono i social aiutare a favorire l'apprendimento della matematica? Beh, innanzitutto, che ci piacciono i nostri studenti, le nuove generazioni nascono con i social, e non è una colpa loro, chiariamolo, perché molto spesso si dice ma questi ragazzi sono sempre sui social. Questi ragazzi nascono con i social, quindi non dipende da loro un modo di vivere la vita sociale che in realtà è stato impostato dalla generazione che viene prima di loro. Quindi al massimo facciamo una contestazione, se di contestazione si parla. Io credo che i social vadano utilizzati in maniera intelligente, e lo si può fare perché sui social ormai si trovano tanti canali di divulgazione su vari temi, si trovano tanti chef, si trovano tanti giornalisti, si trovano tanti comunicatori. Anzi, un'educazione a un uso responsabile dei social ci permette anche di prevenire il fenomeno delle fake news e magari di profili che non condividono poi dei contenuti che sono così autentici. Non solo, naturalmente lo studente che ascolta la video lezione su YouTube sa che è di fronte un professore che conosce YouTube. Lo studente che condivide o vede lo spunto che il docente realizza su TikTok sa che addirittura il prof conosce TikTok e ci si cimenta. Quindi si trova naturalmente a suo agio. Non solo, naturalmente il canale YouTube permette, appunto come ti dicevo prima, Michele, di personalizzare l'apprendimento, quindi possiamo giocare su varie situazioni. Permette di caricare dei video in cui magari utilizzate una lavagna digitale, GeoGebra per la didattica, FET Colorado per un simulatore di fisica. Quindi in maniera naturale, quando inizi a lavorare sui social con questi contenuti, devi necessariamente approfondire. E quegli approfondimenti sono legati alla video lezione, alla strategia, a questo tipo di comunicazione, ma anche magari ad approcci che sono diretti in classe. Quindi social aiuta nel linguaggio, aiuta nella comunicazione e aiuta naturalmente nell'apprendimento. E quindi mettiti un attimo nei panni di un docente di matematica, perché oggi ci stiamo focalizzando un po' sulla matematica. Il docente di matematica che ha l'obiettivo di far capire il metodo, far capire il linguaggio, far capire il contenuto, ha la chiave per avvicinarsi maggiormente allo studente che bazzica al suo interno. Voglio dire, è fondamentale, è un modo per migliorarsi e credo che debba essere sperimentato un po' da tutti ormai, assolutamente. Vero, condivido. Bene, ritorneremo di nuovo sull'argomento anche dopo l'ascolto della prossima scelta musicale. Non te regge più di Rino Gaetano. Tanta roba, devo svelare un segreto. Perché con un mio caro amico che si chiama Michele, tra l'altro, di Orsara, sempre, tempo fa realizzavamo dei karaoke, ogni tanto nel tempo libero canticchio anche. E uno dei miei cavalli di battaglia era Non te regge più, non solo questo. Allora, perché l'ho scelto? Perché prima ho parlato di Guccini, volevo inserire anche un brano di Rino Gaetano, che è un artista che mi piace molto. È una canzone che ha un ritmo bello, che rispetto alla precedente forse ancora più è molto energica, insomma, anche come tipo di stile. E perché il Non te regge più mi ricorda in qualche modo la reazione che magari possono avere al primo impatto gli studenti rispetto alla matematica. Quindi andiamo su Non te regge più e l'ho vista come scelta azzeccata in questo senso. E noi ce l'ascoltiamo. Senza fatti e soluzioni, la castità, non te regge più, la verginità, non te regge più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, superpensioni, non te regge più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, non te regge più. Auto blu, sangue blu, cieli.
di blu, amore blu, rock and blues. Costanzo, ma che buongiorno villaggio Raffa Guccini, onorevole eccellenza, cavaliere senatore, nobildon eminenza, monsignore Vossi Asceri, mon amour. Si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire il nostro partito serio, certo, disponibile al confronto, d'accordo, nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress Freud del sess è tutto un cess, ci sarà la res se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto dove sei tu. Non te regge più. Il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta, Cartier Cartin Gucci, Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella se l'anniversa ci giure, è meglio che bella se, che bella ci giure, sei meglio che bella se, che bella se, non te regge più, che bella vale verso, ci giure, sei meglio che bella se, non te regge più. Bene, noi entriamo con questa bellissima canzone di Rino Gaetano e tutti quanti l'abbiamo cantata e abbiamo immaginato anche il nostro professore Rocco che cantava al karaoke questa canzone. Allora, noi continuiamo con la puntata, questa sera parliamo di matematica con il nostro ospite Rocco Dedda e ci tengo a precisare che siamo tutti e due foggiani. Grande. Abbiamo la provincia di Foggia che... noi anzi tifiamo il Foggia, quindi Zafò, anzi è stata una bella partita domenica, quindi insomma vogliamo facciamo il tifo per il Foggia, ma chiamali com'è. Allora, ritorniamo alla matematica. C'è una strategia didattica efficace per l'apprendimento matematico basato sulla comunicazione intenzionale che pone un allievo nel ruolo di un insegnante.
con lo scopo di far apprendere ad un altro allievo uno specifico argomento, ed è basato sulla convinzione che la responsabilità di comunicare ad altri le proprie conoscenze possa migliorare sia l'apprendimento che la motivazione ad apprendere. Quando è possibile attuare questa strategia? Beh, l'apprendimento peer-to-peer ha tanti vantaggi, nel senso che io credo che lo studente riesca ad apprendere meglio da un suo pari che rispetto a un docente, probabilmente perché manca quell'imbarazzo, quel timore reverenziale che c'è comunque con un docente, quella barriera che appunto un linguaggio alla pari che c'è tra due studenti non ha. E quindi anche con un linguaggio che non è nettamente rigoroso, non è perfettamente idoneo magari al metodo o al contenuto che si sta spiegando, lavorare alla pari permette una comunicazione più, come dire, fluente, che permette un apprendimento migliore. Ora, naturalmente questo dal punto di vista dello studente che riceve l'apprendimento, chi naturalmente deve organizzarlo, se seguito in maniera opportuna, deve essere in grado di parlare, di migliorare il suo linguaggio in modo da perfezionare quello che poi è comunque un tipo di comunicazione tecnica che è un obiettivo comunque da raggiungere, cioè nel senso non dobbiamo semplificare e restare sulla semplificazione, quando poi c'è da rendere un po' tutto rigoroso e bisogna rendere tutto rigoroso, anche perché il rigore nel linguaggio non è un difetto, non è una questione di elite. Tiro fuori una citazione, vado un po' indietro nel tempo, vado a Euclide d'Alessandria, parliamo del 300 a.C., il matematico che ci ha permesso, Michele, no, di studiare alle medie, chi non ha visto postulati, triangoli, 180 gradi, teoremi, non c'è nessun di tutto. Allora, quella geometria lì fu organizzata da Euclide, un libro che si chiama Gli elementi, eccezionale, tra i tre bestseller della storia, tra i libri più tradotti, più diffusi della storia. Naturalmente Euclide si trovava ad Alessandria d'Egitto dopo la caduta, qualche decennio dopo la morte di Alessandro Magno, fu convocato da Tolomeo I Soter, primo della dinastia che poi si estinse con Cleopatra, che furono tra l'altro molto attenti anche alla cultura, eccetera, quindi non parliamo di sprovveduti, però Tolomeo pare che convocò Euclide dicendogli: che bella geometria, complimenti, hai fatto un bibracchione, parliamo un po' alla Foggiana, io però sono il sovrano, io la voglio capire sti postulati, ste cose, ok, va bene, teoremi, dimostrazioni, per la sua, ma c'è un modo per capirla in maniera più spicciola. Euclide rispose: per la geometria non esistono vie costruite per i re. Cioè, è un messaggio bellissimo, perché? Perché in questo messaggio c'è scritto: intanto c'è un percorso da fare, quindi c'è un impegno che va profuso, ma questo impegno naturalmente è possibile per tutti, quindi dal diritto di contare al tema della libertà di contare, quindi c'è un linguaggio che va rispettato, che va capito e che può essere tranquillamente agevolato con questo tipo di pratica, che secondo me va distinta appunto nella fase in cui magari c'è da capire un argomento, può essere fatto in un modo, quando c'è da perfezionare il linguaggio lo si fa in un altro modo, ma ci sono anche i giochi che io utilizzo le volte per perfezionare il linguaggio, come il tabù, altre storie le inventate sulla geometria e sull'algebra, però assolutamente un metodo spettacolare, bellissimo. Bene, io ti faccio anche un'altra domanda, parliamo un po' anche della scuola dall'infanzia alla primaria, che diciamo è la scuola più importante perché deve dare le basi, insomma, all'alunno, anche per l'apprendimento della matematica e non solo, per incentivarli proprio a una logica, a un pensiero, a un ragionamento. Una domanda proprio così: cosa ne pensi delle prove invalsi nella scuola primaria? Allora, io le prove invalsi, da un punto di vista ideale, da un punto di vista strategico, avere delle prove che consentano di valutare il livello medio, porre una valutazione, cercare di porre delle correzioni appunto proprio rispetto a certi feedback, secondo me è uno strumento che da questo punto di vista deve esserci ed è fondamentale. Ora, il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui la scuola ha una certa autonomia, ci sono situazioni differenti, contesti diversi, persone diverse, ognuno con il suo universo, eccetera,
andare a lavorare su una prova unica che spesso tra l'altro si rifà ad argomenti che nel momento storico in cui si lavora vengono sporti, potrebbe essere controproducente. Io naturalmente per esperienza posso parlare della seconda area di secondo grado perché insegno alle superiori. Credo che sia uno strumento che possa essere migliorato. Possa essere migliorato e forse possa essere, debba essere anche localizzato e magari sul livello nazionale si dovrebbe puntare più a capire appunto dei contesti locali rispetto alla programmazione locale che tipo di feedback ci sono per poi intervenire in maniera un po' più oculata. Così io le rivedrei un po', sinceramente. Bene, e poi un'altra domanda, sempre attuale. Ritorno un po' alla, diciamo, alla scuola dell'infanzia, abbiamo parlato della, poi degli invalsi, però volevo fare una domanda. Quanto sono importanti dei progetti di matematica, di approccio alla matematica a partire dalla scuola dell'infanzia? Credo tantissimo, nel senso che il metodo, il ragionamento, quello puro si forma a quell'età, si forma soprattutto alle medie. Ma ripeto, io non parlo da grande esperto in materia, però credo che il raccordo tra i vari ordini e gradi di scuola sia fondamentale, perché molto spesso il docente delle superiori si ritrova a dover adattare il metodo a cui si erano abituati i ragazzi delle medie rispetto a certi canoni. All'università, diranno lo stesso dei docenti delle superiori, ci vuole un raccordo maggiore. Lì però chiaramente, Michele, che cosa succede? Subentra anche... subentrano tanti altri fattori, le programmazioni, le progettazioni scolastiche che molto spesso per esempio non vanno di pari passi con lo sviluppo del programma di fisica. Per insegnare magari alle superiori matematica e fisica devi essere laureato in matematica e in fisica, quindi in un caso o nell'altro vai a insegnare una materia su cui tecnicamente non sei formato sul metodo, devi formarti in corsa. Alle medie puoi insegnare matematica anche con la laurea in biologia perché è abbinata all'insegnamento delle scienze e naturalmente è molto più probabile che ci sia un insegnante di biologia che insegni anche matematica, ma non per altro, perché con la formazione matematica di biologia non so assolutamente nulla o comunque non so assolutamente nulla rispetto alla preparazione che dovrebbe avere un docente. Magari un docente di scienze ha una preparazione di base in matematica che consente un insegnamento della matematica, quindi bene scienze, ma l'insegnamento della matematica viene fatto dal punto di vista del matematico o con l'approccio empirico, perché questa difficoltà la vedo in me. Quando ho iniziato a lavorare sulla fisica non è stato facile, perché i contenuti ok ci sono, comunque ci sono esami di fisica fatti all'università eccetera, però se in matematica io devo partire dalla teoria e applicarla all'esercizio e in fisica devo fare esattamente il processo opposto, dall'apparato deduttivo vado al metodo induttivo, osservo il fenomeno e lo trasformo in legge, far coesistere i due metodi non è facile, quindi è molto probabile che ci sia l'insegnante di fisica fisico che insegna la matematica in questo modo e non va bene, così come il professore di matematica che insegna la fisica in questo modo, può essere anche capita, ma non ci siamo, quindi secondo me ci vuole un raccordo maggiore e l'utilizzo magari di progettazioni ben oculate, ben strutturate, che consentano di intervenire appunto su localmente, a localizzare magari dei fenomeni e quindi a strutturare, a potenziare determinate skills, ben vengano organizzate come si deve. Sì, condivido. Allora, adesso andiamo all'altra scelta musicale. Andiamo. Fabrizio De André, hai scelto proprio i grandi. Un matto, perché questa canzone? Che Fabrizio De André lo adoro, innanzitutto, quindi questo prima di ogni altra cosa. Allora, io ho raccontato fino adesso buona parte di me, non te ne che più, è comunque un pezzo legato, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente è appunto il karaoke, che è un modo per dire anche che non c'è solo la matematica, non c'è solo lo studio, non c'è solo l'indirizzo che si prende. Quando si hanno più passioni, quando si hanno delle passioni, io ho avuto la fortuna di, che è anche fortuna, oltre che un investimento che ho fatto su me stesso, che sono riuscito a conseguire in termini proprio di obiettivi da raggiungere, sogni da perseguire, di lavorare su una mia passione. Però
non sempre capita, non è detto che capiti, non dipende solo da noi. E quindi perseguire le proprie passioni ci permette di completarci. Quindi il discorso del karaoke è comunque il discorso di una passione musicale che ogni tanto mi porta a stimbellare, per esempio a canticchiare un po'. Quando andiamo su Di Andrea andiamo su una passione, perché è un cantautore che mi piace tantissimo. È un cantautore che mi ha dato la possibilità, soprattutto ai tempi di università, di riscoprire me stesso, perché mi ha dato quegli spunti, quei riferimenti che mi hanno consentito di analizzare tante prospettive dell'anima che Di Andrea riesce a fare, quindi mi ha colpito parecchio. E Un Matto è un pezzo che in qualche modo rappresenta la follia che c'è dietro un matematico, ma anche dietro un progetto come un quarto d'anno di prof, o di tanti docenti di matematica che lavorano sul pezzo, perché tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci a descriverlo con le parole, cioè puntare probabilmente sulla matematica come strumento per divulgare, per influenzare, per utilizzare un termine come dire un po' più moderno e contemporaneo, potrebbe essere vista come una follia, e in realtà è un qualcosa che è del tutto regolare. Quindi le ipotesi sono due: o siamo tutti matti, o un po' di follia ci caratterizza tutti e in realtà siamo tutti equilibrati. In ogni caso è un pezzo significativo che ho voluto mettere all'interno di questa top 5. Giusto, e allora noi ci ascoltiamo Fabrizio De André. Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia. Bene, abbiamo ascoltato Fabrizio De André e adesso è uno spazio pubblicitario, Rocco. Puoi pubblicizzare convegni, corsi ed eventi che ti vedono protagonista nei prossimi mesi o anche l'anno successivo, l'anno futuro. Tutti i corsi ed eventi che ti vedono protagonista, quindi qua puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. Allora, al momento io ho delle collaborazioni in atto, nel senso che collaboro da un po' di tempo con l'INFN, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con cui praticamente lavoriamo alla divulgazione, alla promozione, no, promozione, alla condivisione di contenuti che riguardano la fisica moderna, la fisica delle particelle. Sono dei brevi video su TikTok, su Instagram, su Facebook, che permettono di far vedere
mettiamola così, laboratori, quindi siamo stati affrascati nei laboratori nazionali, siamo stati a Ferrara, ed esperimenti che anche a scuola, insomma, per essere spiegati, non parliamo di una fisica molto banale. E abbiamo promosso anche un progetto chiamato What Next, che ha permesso a diversi studenti, a diversi giovani, al di là dai 16 ai 30 anni, di appunto frequentare questi laboratori e conoscere un po' più da vicino la fisica delle particelle. Sto lavorando a un progetto, però ancora non vi dico nulla. Diciamo che vi dico qualcosa, ma non vi dico dove voglio arrivare, nel senso che sto cercando di mettere insieme la descrizione di posti, di luoghi attraverso la matematica. Ho già fatto qualche piccolo esperimento, nel senso che mi sono ispirato tra l'altro a un libro bellissimo di una docente, Sabina Lucente, dell'Università di Bari, Itinerari matematici di Puglia, che vi consiglio caldamente, in cui si parla molto del modello della passeggiata matematica e della riscoperta magari di beni architettonici o di altro tipo attraverso la lettura di qualcosa legato alla matematica. Vi faccio un esempio: siamo stati in gita in Puglia, che Michele devi sapere che in Abruzzo mi mandano in gita in Puglia, va benissimo, quindi io ho visto. In gita in Puglia. E per esempio ho lavorato a un binomio tra, ispirandomi a questo libro, Castel del Monte e il nome di Fibonacci, visto il rapporto con Federico II. E mi sono fatto prendere un po' la mano con i trulli, nel senso che ho comprato questo simpatico trulletto, è un salvadanaio in cui non metterò una lira, e praticamente cercherò attraverso, guarda, lo facciamo in diretta, così facciamo un po' di matematica e fisica live, cercherò attraverso una torcia di proiettare questi fronti d'onda e far apparire le parabole, le coniche sul cono, però è un video che farò qui. Quindi sto cercando di lavorare in questo senso, ho qualche idea di cui non voglio parlare al momento. Quindi diciamo che al momento altri eventi non saprei, nel senso che è tutto in cantiere, anche perché per il mio progetto di quarto con il prof l'estate è un po' un momento di ricostruzione, nel senso che come finisce la scuola metto un attimo più in una situazione di riposo, dopodiché quindi qualcos'altro che c'è in testa vediamo. Sto lavorando però a delle video lezioni per le medie, per la scuola secondaria di primo grado, per il discorso anche di raccolto che ti facevo prima, per il resto è tutto un po' ancora da scoprire. Ultima cosa, sto collaborando con un nostro corregionale, anzi un ragazzo di Deliceto in provincia di Foggia, che si chiama Mariano Laudisi, un insegnante di lettere della Virgilio Saranta di Troia, l'istituto comprensivo, che ha messo su un progetto molto interessante che si chiama Le scuole della felicità, con diverse scuole e diversi docenti d'Italia. Stiamo lavorando a un progetto sulla matematica terapeutica attraverso l'utilizzo di ambienti come vivai, come ad esempio anche in collaborazione con lo chef Pezzullo, noi abbiamo lavorato sul cibo pitagorico, abbiamo lavorato su una serie di commissioni. Non so se conosci il primo novembre, l'infuca costa, proprio la tradizione che festeggiamo al Sara, tu che sei della zona. Con le zucche noi abbiamo fatto siccome abbiamo un orto fantastico, un laboratorio con le zucche sulle geometrie non euclidee, quindi rispetto alla forma andiamo a sviluppare un certo tipo di geometria. Quindi continueremo ancora a lavorare sul discorso della felicità, di queste commissioni particolari, quindi di questi contenuti che sono trasversali e, come dire, condivisibili con un pubblico più ampio, per un approfondimento su vari aspetti. Bellissimo. Allora, Rocco, noi siamo arrivati quasi alla fine, manca poco. Adesso andiamo avanti anche con la canzone che tu hai scelto, la penultima, che è una canzone che penso sia una dedica di Eric Clapton, Old Love. Perché questa canzone? Allora, questa canzone è una canzone che, diciamo, è la canzone che io condivido con mia moglie. Ascoltandola ci è piaciuta, il suono ci è entrato dentro ed è diventata la nostra canzone. Ora, può sembrare un riferimento scontato, banale, però non è così. Io mi sono sposato lo scorso anno, dopo qualche anno di fidanzamento, sono stato fidanzato in passato, ma per molto tempo sono stato single. Anche perché preso da mille cose da fare, eccetera, quindi diciamo ho voluto affrontare tante fasi della mia vita da solo.
Mia moglie è stata la persona che è riuscita a darmi un equilibrio stabile, per usare una metafora magari legata più alla fisica che alla matematica, ed è un equilibrio che mi permette di lavorare al meglio, che riesce a valorizzare il tempo, che riesce a valorizzare quelli che sono i miei contenuti, il mio lavoro e il mio modo di essere. Quindi, per quanto possa sembrare distante da una trasmissione in cui parliamo di matematica e fisica, credo che senza questo equilibrio, senza questo stare bene, perché dobbiamo dirci in questa società frenetica, molto veloce, molto caotica, che l'equilibrio è un punto fondamentale. Senza l'equilibrio tutto il resto, usiamo adesso una parola matematica, è noia. Non conta che cosa io vado sui denti. E quindi ci sta, in una logica di top 5 legata a quello che sono io. Bellissimo, allora noi ci ascoltiamo pensando proprio a questo equilibrio. Oh,
Bene, noi ascoltiamo ancora questa musica di Eric Clapton, pensiamo a questo equilibrio che ha appunto ci ha detto Rocco Dedda e condiviso di questo equilibrio e di questa dichiarazione d'amore per la moglie, perché insomma è proprio stata una dichiarazione bellissima. Allora, l'ho detto prima, questa sera abbiamo avuto ospite Rocco Dedda, per chi si è connesso da poco e per chi ci ascolterà anche in futuro. È stata una puntata molto interessante, da tutti i punti di vista, sul linguaggio della matematica nell'era dei social. Abbiamo affrontato vari punti grazie a Rocco e alla sua competenza, ma adesso, visto che tu sei competente, Rocco, ti do un compito. E parliamo di scuola, ti devo dare un compito. Va bene. Allora, io penso che non avrai problemi, lo penso sia io che il regista, però il compito per ogni ospite il compito per ogni ospite è quello di pensare all'augurio della buonanotte con il tema della puntata. Quindi io ti lascio per riflettere un po' e dopo ritornerò di nuovo da te. Okay. Allora, intanto ricordo agli ascoltatori che la prossima puntata ci sarà, sarà sempre su Radio SP30 il 24 maggio. Parleremo di arte con un grandissimo artista e amico che è Felice Ardito. Ricordo a tutti che per riascoltare la puntata di questa sera e tutte le puntate di Eker potete andare sul sito della radio www.radiosp30.xyz e potete riascoltare tutte le puntate che volete, soprattutto questa. Bene, allora Rocco, prima di lasciarti, e poi vogliamo sentire la dedica dell'ultima canzone che non vedo l'ora di sentire la spiegazione, okay. È un brano a cui io veramente sono molto legato, mi ricorda tante cose, poi lo dirò anche dopo le tue spiegazioni. Intanto sentiamo un po' il tuo augurio della buonanotte per tutti. Allora, chiaro, poi... non la posso cavare con le pecore da contare, no? Allora, anche Alexa ce l'ha le pecore da contare, eh? Anche se vai su Alexa e dici, sì, buonanotte, ti escono le pecore, quindi anche lì c'è la matematica. Allora, allora, forse c'è un carattere della matematica di cui non abbiamo parlato, meglio, ho fatto primo riferimento al discorso della matematica terapeutica, che può essere il legame che c'è tra la matematica e la ricerca di autostima. Allora, quando si va a dormire, quindi quando ci si mette a letto, naturalmente scorre un po' la giornata, scorre un po' il flusso dei nostri pensieri, scorrono momenti belli, scorrono momenti brutti, spero per tutti che scorrono momenti belli, e sarebbe bello, è bello secondo me, arrivare a casa, andare a dormire cercando di essere soddisfatti e fieri di quello che si è fatto durante la giornata. La matematica come aiuta nella ricerca dell'autostima? La matematica aiuta perché molto spesso si rifiuta la matematica, molto spesso si prende le distanze dalla matematica perché è ritenuta la matematica è inutile, non serve, eccetera. Secondo me dietro questa accusa, che io ogni tanto trovo anche sui social, c'è una richiesta d'aiuto, c'è una richiesta di comprensione, c'è una richiesta di... c'è un modo di dire non l'ho capita, non riesco a capirla, allora o ti dico che sono incapace di capirla o in qualche modo cerco di dirti che in realtà c'è qualcosa che non va nella matematica. Probabilmente noi insegnanti di matematica siamo portati, siamo dei messaggeri, abbiamo il compito e il dovere di agevolare la comprensione della matematica, perché la matematica può essere compresa da tutti, è normale che ci sia qualcuno che ha una passione maggiore per la matematica rispetto a quella che posso io ad esempio avere io per la scrittura dei temi, in cui non riuscivo alla grande, ma non è un sapere di pochi, è un sapere per tutti. Il rigore matematico, il linguaggio della matematica nasce per permettere a tutti di capire la matematica, perché senza quei postulati, senza quei teoremi, senza un ordine, ci troveremmo scritti di scienziati che scavalcano quella che potrebbero interpretare in pochi. Quindi il mio augurio è di incontrare persone che abbiano la pazienza di ascoltarvi, di mettervi in gioco e di essere fieri
di quello che fate, e lo potete essere nel momento in cui lo fate con forza, con rigore e senza arrendervi. Bellissimo. Allora, io condivido il tuo pensiero, veramente molto molto bello. E poi è interessante anche la parte di matematica terapeutica che ci spiegherai più avanti, ecco. Va bene. Speriamo di ritrovarci di nuovo in radio. Perché... Io mi sono divertito molto, è stato molto molto bello, ho ripensato a molti concetti, quindi è un modo veramente per far riecheggiare tante idee, perché quando poi vengono dette e vengono discusse prendono più forma, quindi grazie a voi veramente, senz'altro quando volete. Grazie a te. Allora, prima di lasciarti dobbiamo chiederti perché la scelta di come mai. Come mai? Battutaccio, dopo l'augurio di buonanotte con questa è finita, ok? Allora, Michele, io credo che... Allora, come mai è un pezzo, soprattutto la generazione nostra, diciamo che l'ha sentito durante l'infanzia, riecheggia tanto. Ho cercato di trovare un modo per chiudere il cerchio, a proposito di matematica. Quindi parlare di me stesso, parlare dell'equilibrio, parlare della formazione, ma c'è un punto di partenza. E credo che l'infanzia sia uno spettacolare punto di partenza. Non solo per una questione cronologica di età, ma anche perché il tipo di emozioni, il tipo di feedback, il tipo di sensazioni che si provano durante l'infanzia, mano a mano poi scemano, mano a mano proprio vengono selezionate, vengono razionalizzate. E quindi l'origine, questo Big Bang di emozioni, che ci permette poi sostanzialmente di crescere man mano, di costruirci, raffreddarci e prendere una forma, è fondamentale. Io i primi ricordi che ho della matematica riguardano le elementari. Poi ho capito che mi piaceva e che poteva darmi autostima e forza durante le medie, e poi tutto il resto che ti ho raccontato. Quindi raccontare con una canzone il principio, quello che è l'origine, quello che è la nostra infanzia, quello che è questo brainstorming emotivo, lo voglio fare con una canzone che mi piace molto, che è la prima canzone forse mi viene in mente pensando all'infanzia, e quindi come mai. Bellissimo. Allora, prima di ascoltare Come mai degli 883, io ti ringrazio Rocco per questa puntata. Grazie veramente, e veramente auguro a tutti una buona notte, e come ha detto Rocco mi collego un po' al suo pensiero. Dobbiamo essere fieri, e dovete essere fieri di quello che fate, quindi buonanotte a tutti i sognatori e a tutti quelli che credono in quello che fanno. Buonanotte a tutti e ciao, buon ascolto. Grazie. Grazie ancora Rocco. Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me. Ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. Ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Stare qui seduto in una stanza.
pensiero che sono proprio io. Pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai all'improvviso, sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene pur che serva.